Presidente, un bagno di folla oggi, tanti sindaci neoeletti che lei ha invitato e anche tante parole di apprezzamento per il ruolo di Regione Lombardia. Ma io credo che sia doveroso questo rapporto positivo che noi abbiamo iniziato ad instaurare 6 anni fa e che nella prima legislatura ha dato dei risultati veramente eccellenti. Io credo che per far funzionare le cose ci debba essere un grande collegamento fra tutte le istituzioni in modo che insieme si possa dare una risposta migliore ai nostri cittadini. Sussidiarietà, sostenibilità e una maggiore coesione tra chi governa il territorio nel suo discorso ai sindaci. Assolutamente, sussidiarietà perché bisogna fare in modo che tutti facciano quello che sanno fare meglio, sostenibilità, quella che noi stiamo dicendo da tanti anni ormai, la sostenibilità non ideologica ma quella che può fare del bene ai cittadini, al territorio, quindi sostenibilità ambientale, economica e sociale e coesione perché insieme si possono fare più cose. Buon lavoro a tutti. I nostri sindaci sapranno sicuramente svolgere al meglio il loro servizio nei confronti della cittadinanza e noi come Regione Lombardia siamo con loro, siamo presenti per tutte quelle che sono le opportunità che potranno intercettare a partire dai bandi regionali e tutte quelle iniziative anche che potranno fare in consiglio regionale. Quindi un nuovo mandato per nuovi sindaci o per i rieletti che sicuramente sapranno portare avanti quello che è il loro programma politico a vantaggio di tutti i cittadini lombardi. Un'occasione che ormai è diventata una tradizione, una bella tradizione, l'invito del Presidente Fontana che presenta la Giunta ai nuovi sindaci, ai nuovi amministratori, un'occasione per assumersi reciprocamente l'impegno a lavorare assieme nella diversità dei ruoli e delle competenze per costruire le risposte migliori e più adeguate per le nostre comunità e per la Lombardia complessivamente. Come ANCI lavoriamo a tenere assieme i sindaci, andiamo dentro una stagione congressuale per noi molto importante, saremo a Monza, a Villareale l'11 e il 12 ottobre per la nostra assemblea regionale e poi saremo a Torino per quella nazionale. Siamo qui, siamo pronti a collaborare come abbiamo sempre fatto con Regione Lombardia per rappresentare al meglio le nostre comunità.